nuovo video unboxing busta surprise di Tiger. Yeah. Eccola qui, questa bella grossa, devo dire che molto leggera, ma ce ne erano rimaste veramente poche, quindi non c'era molta scelta. E andiamo ad aprirla, vediamo cosa ho trovato. Ma non c'è scritto se per bambino o bambina, non c'è scritto niente, quindi sarà unisex. Vediamo, allora, prima cosa, che cos'è? Questa penso che siano cose di Natale. USB string lights, quindi le lucine di Natale a casetta. Questa carina, magari potrei usarla per addobbare la stanza, ma sì, quasi la potrei cercare di infilare da qualche parte, che comunque è a casetta. È fatta così, è di carta, vabbè, di carta, non di cartone. Sono fatte così, carinissime. Penso che le userò per decorare la stanza, per addobbarla. Devo trovare dove metterla, devo venire qualche idea. Carina questa, beh, penso che solo questa, io ho pagato 5 euro la busta, penso solo questa 5 euro ci vale, minimo, anche se è fatta di carta. Però questa ci piace, carinissima. Poi, seconda cosa, delle matite. Penso siano matite. Sì, matite rosa, tema San Valentino, credo. E anche queste penso che 2-3 euro ci valgono, 1,50 euro, 2 euro. Quindi per adesso più che ripreso il valore della carta. Questo, oddio che carino, è un astuccio che già si è rotto. Devo riaggiustare, già mi si è rotto. Un astuccino, ah, sorcio, oddio, che è sto cosa? No, ma è pure bucato, oddio, lo devo ricucire, che rosicata. Però è carino, dai, tipo tigre, gattino, non lo so. Lo devo un po' riaggiustare perché è bucato qui. Vedete, c'è un bel buco. Però è carinissimo, questo me lo tengo io. Ci metterò qualcosa. Immagino già che mi chiedono una penna, che aspetta, prendo il mio astuccio. Tirare fuori le penne, matite rosa ci metterò ovviamente. Poi, che questo penso che sia tema natalizio, perché è fatto tema natalizio, e sono delle penne a sfera. Anche queste ci piacciono, quindi penna rosa, matita rosa, penna natalizia nell'astuccino a gattino. Che carino, questa è carinissima. Blu, carino, questa ci piace. Due, quindi una la regalerò. Quindi fino adesso abbastanza soddisfatto. Dai, ci sono altre cose, però. Allora, questa non mi piace, io queste cose pelose non le sopporto. Questa la regalerò, è fatta a pandino. Fatta a panda, vediamo se scrive. Ed è blu anche questa. E scrive, cioè, o ci tolgo tutti i peli, lascio solo la testa, che mi piace perché è nera e il panda, però non mi piace queste con la pellicciotta così. Penso che ce lo tolgo il pellicciotto. Però è carina questa, forse la regalo. Poi ancora penne. Ah, c'è questa che non so che cos'è. Che cos'è? Salvietta compatta monouso. Una salvietta a panda. Una cazzatina. Poi un'altra penna. Ah, che carino. A lama. Penso che sia un lama, non so se si vede. Questa pure è carina. Vediamo se scrive. Anche questa scrive nera, questa rosa, c'ha due. Allora è blu e rossa, quindi da una orecchia è rossa, da una orecchia blu. Questa, integrare, questa penso pure, insomma, un euro. La salvietta. E poi questo, che cos'è? Nastro, del nastro blu di velluto. Vabbè, può ritornare utile, dai, per Natale prossimo. Molto bello questo blu, questa tonalità di blu, guarda che bello. Quindi niente, ricapitoliamo.
tante penne che ci piacciono. Ricapitolando, un astuccio rotto, che rotto, la salviettina monouso, penne natalizia, penna panda, matita rosa, nastro e le luci. Questo è il bottino. Piaciuto, queste le voglio vedere dove metterle, però cacchio non so dove metterle, perché già ho messo al televisore qui le lucine, quelle con le stelline rosse. Questo dove le metto? Niente, breve video, spero vi sia piaciuto, io sono abbastanza soddisfatto delle sorprese che ho trovato, al prossimo video, ciao!